Ossia, siamo ritornati nello stesso punto in cui eravamo qualche mese fa. Il problema che presentava questa strada situata nell'area industriale tra Carinaro, Gricignano e Teverola era appunto il dissesto del manto stradale, problema risolto tempestivamente alla nostra segnalazione. Ora però siamo ritornati in quest'area perché dopo tanti mesi i problemi sono ritornati e sono sempre gli stessi. Questa è la terra mia. Terra di grandi dolori che si riflettono nei quartieri spagnoli e nel mistero della tristezza del falò, accade tutto qui. I danni al manto stradale sono evidenti, sono presenti delle buche molto importanti su una strada ampiamente trafficata. Come si può vedere più avanti nel tratto di strada, qui possiamo vedere quanto è stato tempestivo l'intervento. Data la grande enormità della buca, le auto che transitano su questo tratto sono costrette a passare oltre per non finire nella buca. La situazione per gli automobilisti è diventata insostenibile, infatti questa è una strada di passaggio che viene ad essere utilizzata quotidianamente per recarsi al lavoro. Nel corso delle nostre ricerche abbiamo raccolto molte testimonianze, tra cui quella di un automobilista che utilizza questa strada per andare al lavoro. Ci ha raccontato di aver più volte avuto dei problemi con la sua auto determinata proprio dalla presenza di queste buche. Chi gli pagherà i danni? Ma la situazione del manto stradale è solo uno dei tanti problemi che interessano quest'area. Infatti vediamo che alle mie spalle c'è proprio una discarica a cielo aperto dove possiamo trovare di tutto, dai materiali ingombranti come elettrodomestici, pneumatici, resti di qualche auto. Che la situazione del manto stradale di quest'area possa migliorare, dalla zona industriale di Teverola, Carinaro, Gricignano è tutto. Pupia, la tua informazione.